Il posto delle parole insieme con Qum Festival per attraversare i significati e non solo di alcune parole che incontriamo in questo festival. Le parole che incontriamo in questo festival sono parole oltremodo difficili e quando mai le parole hanno una loro semplicità, siamo noi forse a renderle un po' troppo semplici. Desideriamo adesso incontrare un argomento importante insieme con la nostra ospite psicoanalista. Andremo a raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, un tema importante: la psicanalisi quando una vita ricomincia a vivere. E credo che sia un tema veramente straordinariamente grande, e ogni volta non si può mai percorrere tutto. Silvia Lippi, benvenuta nel posto delle parole. Grazie, sono contenta di essere qui con lei. Silvia Lippi è psicanalista, come dicevo, affiliata all'associazione Espace Analytique di Parigi e all'Alipsi di Milano. È psicologa all'ospedale psichiatrico Barthélemy Durand des Temps, ricercatrice all'Università di Parigi 7 e docente titolare dell'IRPA, cioè l'Istituto di Ricerca Psicanalitica Applicata nelle sedi di Milano e Grottammare. Le sue pubblicazioni le vogliamo ricordare: nel 2017 è uscita in Italia La decisione del desiderio, il titolo già molto lacaniano, già vincitore del premio Oedipe Le Salon nel 2014, e a settembre di quest'anno l'edizione italiana di Freud, La passione dell'ingovernabile, uscito dai tipi di Feltrinelli, con una copertina tra l'altro veramente molto molto bella. Silvia Lippi, adesso cominciamo ad addentrarci nel tema della psicanalisi, perché, come dice il titolo dell'appuntamento, la psicanalisi quando una vita ricomincia a vivere. Credo che la difficoltà di questa cosa, leggendo questa frase, sia nella parola quando, Silvia Lippi. Infatti, perché una caratteristica della psicanalisi è proprio quella che è quella del tempo, no? Il fatto che il tempo non possa essere pensato dal punto di vista cronologico. Cioè, noi siamo abituati a avere un ordine, una temporalità che è quantificata in un certo tempo, no? Quasi come una presa in una, diciamo, in una società dominata dall'economia, un'economia del tempo. E in realtà Freud lo dice dai suoi primi scritti: l'inconscio non conosce il tempo. Quindi, dire a questo punto, noi l'abbiamo con l'inconscio, cioè con tutte le informazioni che scappano, diciamo, che fuggono a errori, tutto quello che può avvenire attraverso il discorso, tutto non può scriversi in una temporalità classica, come dicevo prima, cronologica. Questo è ancora più evidente proprio rispetto alla questione della risurrezione, no? Che è il tema del nostro festival. La risurrezione implica tre tempi: vita, morte, vita. E proprio Freud, quando pensa alla vita e alla morte, se noi vogliamo pensare la questione della vita e la morte, legata al tempo ovviamente, in termini freudiani, dobbiamo pensare alle pulsioni di vita e alle pulsioni di morte. Pulsioni di vita e di morte che non sono antagoniste tra di loro, ma agiscono in un'articolazione particolare, cioè la pulsione di vita e la pulsione di morte devono essere costantemente implicate perché ci possa essere vita. È così che vive il desiderio. Scusatemi, non sono stata chiara dall'inizio. Pulsione in senso freudiano vuol dire desiderio. E il desiderio ha una parte mortifera, possiamo dire, che però è proprio questa parte mortifera che fa sì che questo desiderio possa vivere. Lei diceva poco fa, Silvia Lippi, mi scusi se la interrompo, costantemente implicate. Sì, ecco, certo. Mi piacerebbe ritornare proprio su questo aspetto, perché la parola implicazione ci trova da una parte tutti dentro, ma dall'altra anche un po' impreparati. Certo, ha ragione. Allora, implicazione è proprio la ricerca freudiana che lo spinge a articolare queste due pulsioni. Freud si rende conto che la pulsione di morte non deve essere intesa
come un desiderio di morire, per esempio, la pulsione, l'impulso a morire. Ma la pulsione di morte si chiama pulsione di morte perché diciamo che la pulsione ha come scopo quello di soddisfarsi e quindi di estinguersi. Una volta che la pulsione è soddisfatta, scompare, non c'è più. La chiama pulsione di morte anche proprio per indicare uno stato, diciamo, anteriore alla vita, cioè una morte prima della vita, un spingere verso la soddisfazione che quindi estingue la pulsione. In questo senso muore la pulsione e muore il desiderio. Però le cose non vanno così in realtà. La pulsione si soddisfa per poi ricominciare ed è proprio qui che vuol dire l'implicazione delle due pulsioni. Pulsione di morte che spinge verso la soddisfazione e quindi paradossalmente una soddisfazione che ha un processo quasi inverso, che va all'indietro, no? Perché la morte è intesa come stato anteriore alla vita. Quindi da un lato lavora in questo senso la pulsione, dall'altro lato implica proprio a ricominciare infinitamente, quindi a ripetere questo processo di ritorno indietro per poter soddisfare il desiderio, perché poi il desiderio ovviamente non si soddisfa ed è lì che c'è la resurrezione, cioè nel momento in cui la pulsione si distrugge può trovare una forza per ricostituirsi. Questo è riprendere vita, è il lavoro dell'analista, è quello di far sì che la distruzione che propria al desiderio di ciascuno di noi, secondo delle forme più o meno forti, possa trovare, ripetendosi, questo bisogno di soddisfazione, possa trovare delle forme che aprono al nuovo, che aprono all'inatteso. Nessuna ripetizione, diceva Deleuze, porta al medesimo. La ripetizione è sempre novità. La ripetizione è esperienza del singolare ed è proprio questo singolare che permette al desiderio di riprodursi. Il problema è quando questa spinta di soddisfazione è completamente mortifera, cioè non implica una parte di ricostruzione, non implica una parte di rilancio del desiderio. Ed è lì che lo psicanalista, per esempio in alcuni casi di melancolia o anche in alcuni casi di psicosi o di nevrosi che portano, insomma, che arrivano a questo stadio, ed è lì che lo psicanalista interviene. Come interviene? Questo è la nostra arte, questa è la grande questione, ma non è neanche un mistero in un certo senso. Quello come lo psicanalista interviene assoggettandosi in un certo senso, assumendo, no? Come si dice, sostenendo la ripetizione, permettendo al soggetto di ripetere, e proprio nel momento in cui ripete qualcosa è diverso. L'amore di Transfert è una ripetizione, lo sappiamo tutti, il soggetto vede nell'analista una figura materna, una figura paterna, un nuovo, come si dice, un vecchio amore, una reedizione di un amore, un fratello, qualunque figura esso rappresenti, il soggetto incontrandola nello stesso tempo scopre che c'è qualcosa di diverso in questa relazione. Il soggetto vuole ripetere nevroticamente, psicoticamente, perversamente qualcosa che ha vissuto per soddisfare il suo desiderio. L'esempio più classico è quello che dice Freud: il bambino ha avuto una soddisfazione mitica o reale e tende a voler ripetere tutta la vita quel tipo di soddisfazione. Quindi con l'analista cerca anche lì delle figure conosciute, le figure traumatiche principalmente, per ripetere questa esperienza, e ripetendola scopre che c'è qualcosa di diverso, che non è più la stessa cosa, non è più come prima in un certo senso, come direbbe Recalcati rispetto a un libro che ha scritto. Quindi non essendo più così prima, c'è questo spazio per l'invenzione del soggetto. La psicanalisi aiuta il soggetto a inventarsi una vita, grazie proprio alla ripetizione. In questo senso lo vede che morte-vita
non sono in antagonismo, sono implicate, e a partire dalla morte, da questo ritorno verso l'anteriore, anche ritorno verso il trauma, ritorno verso questo punto che il soggetto crea. Se non ci fosse la morte, se non ci fosse questo aspetto del desiderio, non ci sarebbe desiderio. Quindi noi dobbiamo assumerlo, noi analisti, dobbiamo permettere al soggetto di reinventare, di inventarsi una vita a partire dalla ripetizione e a partire dalla pulsione di morte. E questo è un tema difficilissimo, Silvia Lippi, abbia la compiacenza di fermarmi o di dire se ci sono domande banali, la prego. Quando lei poco fa parlava di pulsione che ci soddisfa per ricominciare, quindi per ricostruire in sostanza noi stessi, secondo il pensiero freudiano. Vorrei spostarlo però, questa parola da pulsione a desiderio, quindi entrare nel territorio lacaniano, no? Ecco, certo. Il soggetto decide del suo desiderio ed è questa la nostra deificazione, no? Io sono padrone di decidere del mio desiderio. Però come io posso decidere qualche cosa che ci domina? Ecco, ed è uno snodo mica da poco questo, Silvia Lippi. Certo, allora, innanzitutto c'è una matrice comune tra il desiderio lacaniano e il desiderio freudiano, soprattutto l'ultimo Lacan, il desiderio dell'ultimo insegnamento di Lacan non è, non è più polarizzato in un certo senso dall'idea di un desiderio come desiderio dell'altro, cioè, mi spiego, c'è un altro generico, non gli diamo un significato preciso, che ci determina nel nostro desiderio. Quindi tutta una grande parte della nostra vita è data dal fatto di mi piego, mi sottometto a questo desiderio o mi, in un certo senso, esco, provo a uscire dall'alienazione del desiderio dell'altro per liberare il mio. E questa è un'operazione dialettica impossibile. L'esperienza dell'analisi è questo, cioè vedere che questo circuito chiuso del desiderio porta all'alienazione del desiderio stesso. Se io desidero per l'altro, quindi per fargli piacere, se il mio desiderio si costruisce, si polarizza sull'altro, rischi in un certo senso di non riuscire, elementi di alienazione, insoddisfazione, eccetera, eccetera. Allora, anche lì siamo nello stesso problema. Un desiderio è per forza legato all'altro, perché abbiamo incominciato a desiderare con i nostri genitori o con l'altro che ci ha imposto la marca, il sigillo del suo desiderio. E la questione è proprio come posso, come ha detto lei, decidere del mio desiderio. Paradossalmente, grazie all'inconscio, grazie al lavoro sull'inconscio, si riescono a disinnescare certi meccanismi che portano il soggetto ad alienarsi all'altro. Ed è lì che il soggetto decide del suo desiderio, ma attenzione, non è per forza il soggetto che decide in maniera autonoma, in maniera volontaristica, voglio questo e non voglio quell'altro. È qualcosa, il desiderio deciso è un lavoro sull'inconscio per poter disinnescare i meccanismi che rendono il desiderio alienato al desiderio dell'altro. Quindi non è un desiderio padrone, è un desiderio che segue l'inconscio, quindi che si abbandona in un certo senso a qualcosa che non è per forza una padronanza di qualche cosa, non è una decisione intellettuale, è un lasciarsi andare, è un aspettare, è un far venire il desiderio, di modo che non ci sia più
un meccanismo per l'appunto di o io o l'altro, no? Qualcosa di dialettico, qualcosa di hegeliano in un certo senso, no? La dialettica del maestro dello schiavo, ognuno ha bisogno dell'altro, quindi non c'è più libertà. Il desiderio dell'ultimo insegnamento di Lacan è molto vicino, almeno nella lettura che ne faccio io, al desiderio di Spinoza, perseverare nell'essere. Cioè, ancora una volta siamo a quello che è stato il soggetto del nostro incontro questo pomeriggio, cioè il fatto di poter vivere. Desiderio non è tanto diverso dall'idea della vita, dall'idea di poter continuare nell'esperienza che è l'esperienza di ogni essere umano, quello di vivere. E questo è il desiderio dell'ultimo Lacan, un desiderio pensato, e questo anche legato quindi alla pulsione, all'energia, no? Al corpo, qualcosa di questo, di quest'ordine qui, un desiderio come evento, un desiderio che è atto, che è esistenza, che può esistere nonostante l'alienazione, che non ha più una parte principale per quanto riguarda l'iscrizione del desiderio del soggetto. Lei poco fa, Silvia Lippi, parlava dell'importanza della dialettica. È altro che se importante, necessaria. Però nella dinamica del desiderio, dove il desiderio è guidato proprio dalla mancanza, no? È quella cosa, no? E quindi la mancanza per la persona, per l'essere umano, secondo lei, secondo Lacan, è guidato anche dal desiderio di sapere, che è dato dalla dialettica, no? La dialettica esprime un desiderio di sapere, un desiderio di confrontarsi, un desiderio di guardarsi, di riferirsi all'altro, no? Dove il volto dell'altro, per dirla con Levinas, ha un'esperienza che serve alla mia esperienza di vita. Però c'è anche, secondo lei, Silvia Lippi, un desiderio di non sapere, un desiderio di ignorare. Anche attraverso questo io posso trovare quella che nel Festival di Qum c'è questa parola della resurrezione. Anche attraverso il senso dell'ignorare io posso ricominciare a vivere? Dipende che cosa intendiamo per sapere. Se sapere intendiamo una conoscenza intellettuale, ovviamente no. Non è quel sapere. Non di certo, no. Il sapere dell'inconscio si può presentare in tanti modi. Cioè gli artisti, per esempio, ci permettono di scoprire, no, alcune caratteristiche della loro esistenza, indipendentemente dal fatto di sapere o di conoscere intellettualmente qualcosa. Quindi io direi che non è il fatto di sapere, per l'appunto, conoscere o avere un'idea di quello che è la propria vita, non è il senso, il sapere che a cui la psicanalisi apre. È qualcosa di un altro genere. In questo senso lei ha ragione dicendo, non è il sapere, cioè uno può ricominciare a vivere anche non sapendo coscientemente, non avendo un sapere di sé, che in realtà un qualcosa che è sempre una forma di difesa, una forma di protezione. Il sapere filosofico può essere una forma di protezione, mentre per quanto riguarda il sapere della psicanalisi è appunto di un altro ordine, è un'invenzione. E allora questo dico di sì: per poter ricominciare una vita c'è bisogno dell'invenzione, e questa, la psicanalisi, è una delle strade, ovviamente, ma possono essere anche altre. Ho detto l'arte, ma anche alcune altre, ci possono essere tantissime altre forme, forse il desiderio e la coppia, il rincontro amoroso, la sessualità, ci sono tante forme per poter conoscere, per appunto per poter aprirsi all'invenzione. Le dicevo questa cosa del non sapere, no? Perché proprio attraverso, penso, il non sapere, non avere la risposta a una domanda, mi riferisco a questo nel non sapere, e non avendo la risposta alla domanda, è proprio in quel momento che io rimetto il sapere al suo posto, no? E quindi posso ricominciare, esatto. Posso ricominciare nel giusto luogo, quello della conoscenza. Esattamente.
Lei dice, lei sottolinea il punto più importante, cioè un punto di vuoto. Un inciampo, diceva oggi il mio amico Aldo Becce, rispetto, lui prendeva l'esempio del tango, no? Che spesso si inventa un nuovo passo quando c'è un momento di inciampo. Quindi il momento di inciampo è un momento di, diciamo, di rischio di caduta, no? C'è un rischio, no? C'è qualcosa che potrebbe non andare, ebbene lì qualcosa, invece proprio lì che qualcosa può nascere, quindi anche un non sapere, un punto dove io non so e non posso sapere, a partire da lì qualcosa si può costruire. Silvia Lippi, lei ha accennato a uno degli ospiti che era insieme con lei al CUM Festival Romano Matera, e Aldo Becce sarà insieme con noi in una delle prossime conversazioni, dedicate per l'appunto al CUM Festival. Siamo verso la fine di questa conversazione insieme con Silvia Lippi. Vorrei ricordare il suo ultimo libro, abbiamo accennato poco fa, Sigmund Freud, della passione dell'ingovernabile, e qui inciampiamo, per usare un'altra parola che abbiamo sentito poco fa, in una parola anche questa difficile, ingovernabile, ecco, e la passione è veramente ingovernabile? Io credo che la passione, l'ingovernabile è nel caso di Freud una passione, lui ha tutta la vita interrogato la questione delle ingovernabili, però quello che scopre Freud, se noi lo leggiamo attentamente, che in realtà quello che fa problema per l'essere umano, per l'individuo, non è tanto la passione ingovernabile, diciamo, quello che noi non possiamo, che non possiamo controllare, che non possiamo padroneggiare. Il problema è proprio il fatto di volerlo padroneggiare, è proprio la difesa a questa pulsione ingovernabile. Questo è il grande insegnamento freudiano. Quindi l'idea, diciamo, comune sarebbe quella di pensare: c'è una passione ingovernabile, la soffoco o fuggo, trovo una maniera per distogliermi. Il problema è, cosa già scoperta tra l'altro da Spinoza, è che la passione ingovernabile non si può padroneggiare. Quindi bisogna inventare, utilizzo molto questo termine questa sera, bisogna trovare degli stratagemmi per poter continuare ad avere a che fare con lei senza distruggersi. È quello che dicevo prima quando pensavo questa implicazione, le pulsioni di vita e le pulsioni di morte. Il problema, dice Freud nel suo famosissimo Introduzione al narcisismo, il problema è proprio quando la pulsione di morte si associa con il narcisismo. Narcisismo inteso come difesa dell'io, l'io che si chiude all'investimento dell'oggetto, l'io che blocca il desiderio, l'io che blocca la pulsione. Questo si vede in alcuni casi, per esempio, di psicosi o in alcuni casi di melancolia. Il soggetto non può più investire gli oggetti. Questo è il punto veramente problematico. La difesa, il soggetto nel volersi difendere dalla pulsione si ammala e si distrugge. Ed è quello che succede in certi casi di questo genere. Non si riesce più a investire la pulsione, non si riesce più a amare, non si riesce più a desiderare, non si riesce più a incontrare. Ed è, non c'è più contingente possibile, non c'è più incontro, ed è lì il punto pericoloso. È nella difesa che il soggetto si annienta, non è nel desiderio. E prima di chiudere vorrei sottolineare una parola che le ha detto più volte, la parola invenzione, che è detta in un significato diverso da quello che noi possiamo pensare. Invenzione, noi trovare una cosa nuova, ma se noi andiamo dentro l'humus di questa parola, dentro il suo significato, e trovare, investigando, la scoperta di qualche cosa che è nascosto, no? E non ancora conosciuto, ed è questa l'invenzione, il significato bello di questa parola invenzione. Silvia Lippi, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni, lei non ci crederà, è Freud, Per introdurre il narcisismo, un testo breve,
ma dove secondo me in ogni parola c'è bisogno veramente di analizzare punto per punto. Per introdurre il narcisismo è il testo che sto rileggendo e rileggendo. E c'è anche un altro testo che ho appena finito, quindi l'ho finito proprio per questo festival, per preparare il festival, che è Discesa nel Maelstrom, che è un testo di Edgar Allan Poe che narra proprio di queste problematiche, no? Il punto in cui si discende, no? in cui c'è un grande tornado che il soggetto non può affrontare, no? un momento di pericoloso. E il libro pensa che comincia con una frase che dice: ha raggiunto l'apogeo della roccia più elevata, ed è proprio da quella roccia lì, in questo momento, che incomincia questo trambusto marittimo, questa tempesta terribile. Quindi anche lì è un momento dove c'è la possibilità di finire nel punto, come si dice, della morte, cioè distruggersi, o invece ricominciare a vivere. Ed è quel punto di congiunzione tra questi due elementi che fa tutta la forza di un'esperienza analitica. E anche Edgar Allan Poe attraversa questa esperienza, ed è una chiave di lettura molto bella quella di leggere Allan Poe attraverso questo. Lei ha citato l'inizio di questo libro, veramente molto interessante, e in effetti l'inizio a cui lei faceva riferimento, quando avevano salito il monte, sono arrivati sulla cima, no? E poi subito dopo, se ricordo bene, dice che il vecchio non aveva più fiato per parlare. Ecco, non è semplicemente un'immagine della fatica, ma è una fatica di vivere, una fatica, è uno sforzo veramente interiore importantissimo. Grazie ancora, Silvia Lippi, del tempo che ci ha dedicato per questa conversazione. Grazie. Per Kuhn Festival. Grazie. Grazie mille, arrivederci.